Avvocato Paolo Trofino e Antonio Della Via. Del foro di Santa Maria Capua Vetere d'Avellino. Fuga, signor Presidente, da Enzo Gaido e Giuliano Dominici. Enzo Gaido sostituito dalla collega Iole Miele. E Rosetta Cutolo. Simon Pietro Ciotti. Non so se risulti l'altra volta la mia nomina d'ufficio oppure se in sostituzione dell'avvocato Vincenzo Siniscalco. Comunque. E va bene, comunque lo dipende lei se occorre d'ufficio. Senta, Rosetta Cutolo è difesa anche da me. Com'è? Rosetta Cutolo è difesa. Da Siniscalco sostituito dal collega e da me, da Paolo Trofino. E da Paolo Trofino, bene, perfetto. Allora, diamo atto che per impedimento di uno dei giudici popolari, esattamente il signor Zanello, che ha fatto... Zanovello Cesare, lo stesso è sostituito dal primo estratto dei giudici supplenti, la signora Picca. Il signor Picca, perfetto. Allora, la scorsa udienza abbiamo aperto il dibattimento, nel senso che abbiamo dato lettura dei capi di imputazione e abbiamo rinviato ad oggi. Quindi possiamo procedere all'interrogatorio degli imputati. Il signor Cutolo vuole accomodarsi? Sì? Dunque, lei si chiama? Cutolo Raffaele. È nato ad Ottaviano il 10 dicembre del 1941. Sì. Esatto. Lei attualmente è detenuto nel carcere di? Adesso sto appoggiato qui a Carino, va? Ho capito. Senta, signor Cutolo, lei ha sentito la lettura dei capi di imputazione che abbiamo fatto l'altra volta. Sì. Quindi è al corrente delle imputazioni che le vengono mosse. Cioè, si tratta in sostanza dell'omicidio del signor Vincenzo Casillo, no? E del ferimento del signor Mario Come? Lei è già stato interrogato più volte. Che cosa può dire a proposito di questo omicidio? E sono stato interrogato per questo, perché ho tanti processi che non mi ricordo comunque. Sembra dal giudice Galassa, se non... Va bene, prendo atto che alcuni testi mi accusano di essere il mandante dell'omicidio di Enzo Casillo. Non so nulla di tale omicidio. Da quanto mi è stato riferito da un mio coimputato nel corso della celebrazione di un processo, non ricordo il nome di tale imputato, la morte di Casillo fu causata da un incidente. Non ho mai avuto contrasti con Enzo Casillo. Nel gennaio del 1983, quando avvenne la morte di Casillo, io mi trovavo isolato nel carcere di Nuoro. A quell'epoca non mi era consentito neanche di leggere i giornali. Voglio aggiungere che ero legatissimo a Casillo, come peraltro a Mario Cuomo, al quale ultimo voglio tuttora bene come un figlio. Sì, va bene, sì, così. Questa è una prima dichiarazione che lei ha reso al giudice istruttore dottor Galasso. Poi in atti ci sono altre sue dichiarazioni rilasciate al pretore di Porto Torres, che io le leggo. Mi protesto innocente dei reati di cui mi si accusa. Lei aveva appena ricevuto il mandato di cattura per questo episodio. Sì. Casillo era un carissimo amico d'infanzia, Mario Cuomo voglio bene più della mia stessa vita. Inoltre in quel periodo mi trovavo in isolamento a Badu e Carros, dove ricevevo i giornali addirittura sottoposti a censura, nel senso che mi arrivavano depurati degli articoli che parlavano della Campania.
Ciò è avvenuto per circa 2 anni e fino a circa 20 giorni prima dell'omicidio Casillo. L'isolamento era totale, non era possibile infrangerlo neppure con i sistemi illegali. Vedevo solo gli agenti di custodia. Riconosco di essere capo della nuova camorra organizzata, che tuttavia non è un'organizzazione criminale ma un mio ideale, nel senso che io ho sempre fatto del bene per alleviare la miseria che esiste in Campania. Lei mi contesta che alcuni pentiti sostengono che io sia il mandante dell'omicidio Casillo perché si dice che Casillo fosse diventato troppo potente e avesse commesso delle scorrettezze nei miei confronti. Soprattutto con riguardo ad un affare relativo agli interessi della nuova camorra a Roma. Nego decisamente che ciò sia avvenuto perché Casillo era un gentiluomo, una persona onestissima e non mi avrebbe mai fatto una scortesia. Era anche ricco di famiglia e non aveva alcun bisogno di fare queste cose. In realtà mi si accusa ingiustamente e tutto il castello di accusa trova la sua origine nell'episodio del sequestro Cirillo, del quale mi sono interessato quando sono intervenuto per la sua liberazione su insistenza e richiesta dello stesso Casillo, il quale è venuto a trovarmi in carcere 2 o 3 volte con vari personaggi. Non è vero che io lo abbia ricevuto nella mia cella, i nostri colloqui sono avvenuti in direzione con rispetto della procedura, o meglio, avvenivano nella stanza del direttore, il quale usciva lasciandomela a disposizione dove io ricevevo il Casillo che in quel periodo era stato raggiunto da un mandato di cattura. Credo che dovesse scontare 6 o 7 mesi e perciò era latitante. È venuto 2 o 3 volte con personaggi di cui non conosco il nome. Questi infatti si presentavano con nomi falsi e a conoscenza della loro identità è il Ministero di Grazia e Giustizia che autorizzava i colloqui. E chi di dovere, che deve rilevare l'identità di questi personaggi. Pandico non ha mai conosciuto Casillo. Il ruolo di Pandico era limitato alla redazione di circa 200 lettere dattiloscritte che io indirizzavo in risposta a tanta paura gente che chiedeva aiuti o lavoro. Ho conosciuto Pandico a Poggioreale. Successivamente fu trasferito a Lecce, da dove continuò a scrivermi 2 o 3 lettere. Poi l'ho incontrato ad Ascoli, dove lui, incontrandomi nell'ora d'aria, mi disse ti ringrazio di avermi fatto picchiare. Aveva infatti delle ecchimosi sul volto. Io gli ho risposto che non avevo mai dato un ordine simile e in seguito a questo episodio i nostri rapporti divennero più buoni. E quando lui passò alla mia sezione lo impiegai per scrivere le lettere di cui ho parlato. Se Pandico fosse stato un mio amico intimo, come lui dice, io fin dai tempi della latitanza ed anche dal carcere lo avrei aiutato economicamente con tanti altri, cioè come tanti altri. Michele Zatta era mio amico, era un grande contrabbandiere che dava da lavorare a tanta gente. Fra me e lui non ci sono stati screzzi. Escludo che abbia avuto paura di essere ucciso da me e che Casillo abbia avuto qualche ruolo nelle trattative fra me e Zatta. Fra me e Zazza Michele, no, e Zazza. Michele Zazza non ha mai avuto e non ha paura di nessuno. Ho avuto il colloquio con la mia allora fidanzata, con l'autorizzazione del giudice Carignotta dopo la morte del Casillo. Ho saputo dell'omicidio Casillo dalla televisione e dai giornali, perché in quei giorni dal carcere della Sinara, dove ero stato tenuto in isolamento totale, sono stato trasferito a Badu e Carros, dove i giudici Franco Ionta e Gabriella Marinelli, l'uno napoletano trasferito a Roma, come ho preso dai giornali, e l'altra figlia di un avvocato, credo, all'epoca rispettivamente sostituto procuratore e giudice istruttore, dopo avermi interrogato hanno disposto che i giornali mi venissero consegnati con il testo integrale. La televisione l'ho trovata direttamente in camera. Durante svariati processi ho sempre chiesto ad amici che ho incontrato la verità sulla morte di Casillo. Tutti mi hanno detto che era stato un incidente. Io più di tutti voglio conoscere la verità. Contestato all'imputato che Casillo era un uomo esperto ed attento, rispondo, è stato un incidente e forse la causa, in qualche ragione d'amore, voglio dire che Casillo era un donnaiolo e qualche distrazione capitava anche a lui. Giuseppe Puga, detto o Giappone, l'ho conosciuto a Poggioreale ed è mio amico, mentre Scotti l'ho conosciuto di nome e l'ho visto in televisione. Escludo ogni responsabilità di Puca in ordine all'omicidio Casillo.
Nego che Casillo si sia interessato degli affari di Michele Zatta, il quale non mi risulta si occupasse di estorsioni o di stupefacenti. Non conosco Incarnato e l'ho identificato al processo di Santa Maria Capapete. Chiedo di essere posto a confronto con tutti i pentiti che mi accusano. Tutti i pentiti che mi accusano, mi calunniano e offendono la memoria di Casillo. Non sono attendibili e sono manovrati. Pandico poi in particolare uno capace di qualunque cosa, perché soffre uno capace di qualunque cosa, perché soffre di mania di protagonismo. Anche la morte della madre va spiegata con questa logica. Personalmente non mi stupirei se fosse stato lui stesso a farla uccidere. Comunque questo omicidio è un'infamia, chiunque l'abbia fatto, perché è più infame delle accuse che Pandico fa alla povera gente. Del resto Pandico, già tanti anni fa, quando ci trovavamo ad Ascoli, espresse la volontà di uccidere la madre perché la riteneva responsabile di una condanna a 30 anni del suo padrino, certo Della Pietra. In quell'occasione gli dissi che avrebbe fatto meglio a perdonare. Dopo queste dichiarazioni ce ne sono delle altre. Presidente, se crede che basti così, perché non mi ricordavo proprio. Quindi lei ha, sì, sentito quello che ho detto. Sì. Lei si ricorda di aver rilasciato queste dichiarazioni ricordo, a questi personaggi e quindi lei conferma integralmente queste dichiarazioni. Altro da aggiungere? Sì, Presidente, desidero dirgli, io sono in carcere da 26 anni. Ultimamente ho preso qualche 10 ergastoli, no? Quindi la mia vita deve finire in carcere. Però non desidero pagare, no? Per la morte dell'amico mio più caro. No? Ripeto, tutti mi hanno detto che è stato un incidente. Se poi è un omicidio, dovresti domandare a un certo apparato dello Stato che gli ha rilasciato la tessera dei servizi segreti ed entrare, benché latitante, entrava in tutte le carceri italiane. Però tutti mi hanno detto che è stato un incidente. Va bene, ci sono domande? Nessuna, grazie. Va bene, signor Cotto. Signor Presidente, poiché ci sono tanti pentiti, le chiedo scusa. C'è quel pentito d'amico che dice che sa tutto di tutto. Meraviglia, non va a chiamare. Va bene, tutte quelle che saranno le evenienze processuali e le necessità le svolgeremo lì. La ringrazio. Grazie. Il signor Puga, per cortesia. Se le ritiene, sì? Siccome la richiesta, la difesa deve fare una richiesta, no, Cutolo può anche andare via, non ci interessa. Proprio in relazione a quest'ultimo spunto dell'interrogatorio di Cutolo, dei rapporti di Casillo con i servizi segreti, poiché se ne fa cenno anche nella ordinanza di rinvio a giudizio del giudice istruttore, il quale liquida poi questa pista molto, diciamo, agevolmente. Noi riteniamo che sia indispensabile in questo processo acquisire la ordinanza di rinvio a giudizio del processo Cirillo, tanto ce per l'abbiamo. È già acquisita questi atti. Ah no, perché io non l'avevo visto nelle acquisizioni. E anche i verbali nei quali il direttore Giordano sostiene che Casillo aveva questo tesserino per entrare nel carcere, insomma tutta la parte relativa ai rapporti Casillo servizi segreti. Abbiamo addirittura un fascicolo dell'ufficio istruzione di Napoli relativi alle trattative cioè a tutte le circostanze relative al sequestro Cirillo in cui c'entra Vincenzo. Benissimo, allora siamo perfettamente d'accordo. La ringrazio. Oltretutto abbiamo una istanza del difensore del Puca che chiede la lettura in dibattimento di tutte le deposizioni testimoniali rese da una serie di testimoni da leggersi ai sensi dell'articolo 415, ultima parte del codice di procedura. Perfetto. A me interessava l'ordinanza di rinvio Cirillo, perché siccome la mia copia è incompleta di questi atti, credevo non fosse allegata. La ringrazio. No, scusi un attimo, avvocato, non vorrei dire una stupidaggine. Insomma, io non credo di sì. Cioè, io ho chiesto ai colleghi che sono in questo processo. Hai ragione. L'ordinanza di rinvio a giudizio del processo Cirillo fa riferimento. Processo Cirillo, no. Fa riferimento, Presidente, perché la Corte ne si è informata così come il rappresentante della pubblica accusa. Esclusivamente riferimento a quanto accadde nel famoso carcere di Ascoli Piceni in quei giorni del rapimento. Attraverso la lettura dell'ordinanza, anticipo già qual è il problema della difesa, attraverso la lettura di quella ordinanza
la Corte avrà cognizione dei rapporti Casillo con i servizi segreti e con i servizi segreti deviati. Sì, no, scusi, mi scusi. Credo che questi elementi... Volevo solamente dirle che noi abbiamo agli atti due ordinanze di rinvio a giudizio. Una mi sembra addirittura che sia una sentenza dibattimentale relativa all'attività della nuova camorra organizzata a Roma, e l'altra invece è il rinvio a giudizio di una serie di personaggi, mi sembra però in relazione sempre all'attività della nuova camorra, in cui si sfiora anche probabilmente il sequestro Cirillo, ma mi sembra che siano più relative ad altri. Io facevo riferimento alla ordinanza del... Ho capito. Lei, e siccome è molto voluminosa, il consigliere commissario ne avrà notizia, perché è voluminosa. All'ordinanza del giudice dottor Alemi. La famosa lei, la famosa ordinanza Alemi. Alla fine del, diciamo, dopo che siamo andati con... Io le faccio richiesta in relazione all'interrogatorio di Cutolo, così per avere un ordine ai lavori, poi la Corte ovviamente si riserva e deciderà. Grazie. Va bene. Allora, il signor Puga, per cortesia. Lei si chiama Puca Giuseppe, sì. Esatto? È nato a Sant'Antimo il 1° giugno del 1955. Oh, lei adesso è libero? Dunque, lei, non so se l'altra volta era presente, ha sentito lettura dei capi di imputazione, comunque sa di che cosa è accusato in questo processo? Sì. Dica sì, perché... Sì, ho detto. Benissimo. Oh, che cosa ha da dire a proposito dell'omicidio Casillo? Lei sa che lei è accusato di essere l'esecutore materiale, sì, dell'omicidio Casillo. Sì, io ho poche cose da dire, e quindi vorrei riprovare riguardo dell'esecutore. Delle? Riguardo dell'esecutore di questo, sì, che sia l'esecutore materiale di questo fatto. Dico, se io sarebbe stato l'esecutore, dovrei essere l'esecutore di Casillo. Mentre usare tanta marchingegna per uccidere Casillo, noi ci frequentavamo spesso, quindi sarebbe stato molto più facile per vedere diversamente di come è stato fatto. Cioè, lei sostiene che aveva altre occasioni per uccidere Casillo, sì, se lo avesse voluto? Sì. Va bene, quindi lei respinge ogni addebito. Sì. Dove si trovava lei nel momento in cui Casillo saltava per aria? Io con precisione non ricordo, però stava giù verso una zona di Casetta Napoli, non ricordo con precisione. Non stava a Roma? No. Vuole che le do lettura delle sue dichiarazioni che sono state rese in istruttoria davanti al giudice dottor Galasso? Sì, grazie. Dunque, non mi risulta che alcuni mi chiamino anche... Dunque... È vero che vengo chiamato dalle persone che mi conoscono Giappone, sì, questo è vero, sì, no? Non mi ricordo e non mi risulta che alcuni mi chiamino anche Geppino, non conosco alcuno dei miei coimputati, non conosco Vincenzo Casillo, ma quindi lei non conosce nemmeno Cutolo? No, siamo riconosciuti a Poggio Reale. L'ha conosciuto a Poggio Reale, sì. Ho capito. Prendo atto che nell'agenda telefonica del Casillo è stato rinvenuto il mio numero telefonico. Sì. Lei quindi con Casillo, sì, avevate rapporto. Sì. Credo che ciò sia avvenuto perché nel 1978-79 ho aperto un negozio di abbigliamento a Sant'Antimo e comprai alcune partite di jeans in una fabbrica di San Giuseppe Vesuviano dal socio del Casillo di cui non ricordo il nome. Il negozio lo gestivo insieme col mio socio, Perfetto Antonio. Non conosco neanche Cuomo Mario. Sì. Prendo atto che vi sono delle lettere rinvenute presso Casillo Vincenzo dalle quali mi risultano i miei stretti contatti con detto Casillo e con Cuomo Mario. Non conosco Vaiano Raffaele,
che risulta essere il mittente di due di queste lettere. Prendo atto del contenuto della lettera scritta dal Vaiano Raffaele indirizzata a Rosetta Cutolo e indicata a foglio 26 del rapporto della Questura di Napoli del 12 maggio del 1983, di cui la signoria vostra mi ha dato integrale lettura. Non sono io il Giapp di cui si parla nella lettera. Non conosco Cuomo Mario né Paglia Eugenio. Prendo altresì atto della seconda lettera che la signoria vostra mi mostra, indirizzata a Casillo Vincenzo, e ribadisco che non sono io il Giapp di cui si parla nella lettera. Prendo altresì atto del contenuto della lettera indicata a foglio 36 del rapporto indicato, indirizzata al chiarissimo Geppi e spedita da Natale Antonio. Non sono io il Geppi di cui si parla nella lettera, non conosco Natale Antonio, non so di quali armi si parli nella lettera, non so nulla della raccomandazione per un concorso a vigile urbano. Prendo atto del tenore delle telefonate intercettate sull'utenza della Di Maio Antonietta il 3 febbraio dell'83 e il 4 febbraio 83. Non sono io la persona che accompagnò il Casillo presso il garage del Desiderio a ritirare una borsa. Lei non è mai stato insieme a Casillo a ritirare una borsa presso il garage di un certo Desiderio? In quel periodo non stavo a Roma, stavo a casa di mia madre, ricoverato per una malattia di fegato. In quel periodo non sono mai venuto a Roma. In tale periodo mia moglie non era incinta, anzi mia moglie non può avere figli. L'ultimo figlio che ho avuto è una bambina che ha 4 anni. Non conosco Casella Mario né Desiderio Raffaele. Non sono mai stato nella autofficina di via Veio 51. Non so cosa siano le tonde di cui si parla nella telefonata, né chi siano i super specialisti di cui parla sempre nella stessa telefonata Rosetta Cutolo. Non so chi sia la direttrice, non conosco Sonnino Carolina. Dei miei coimputati conosco solo Rosetta Cutolo, che non vedo dal 1978 e che conobbi quando veniva a fare i colloqui col fratello a Poggio Reale. Non conosco nessun altro degli imputati indicati nel mandato di cattura. A Roma non vengo dal 1980. Lei conferma queste dichiarazioni? Sì. Ha qualche altra cosa da aggiungere? No. Esistono altri due interrogatori, uno del 19 di aprile dell'85, sì, e uno del 30 maggio al dottor Galasso. In cui, esatto, ha parzialmente modificato questa dichiarazione. Dunque, lei poi è stato successivamente interrogato il 19 aprile del 1985 dal dottor Galasso e ha dichiarato: prendo atto degli elementi a mio carico derivanti dalle dichiarazioni di Leonardo Francesco, Pandico Giuseppe, Incarnato Mario e Starace Ciro, di cui la signoria vostra mi dà lettura. Non conosco tali persone, respingo le accuse che mi si muovono di essere l'autore dell'omicidio di Vincenzo Casillo. Ho conosciuto Vincenzo Casillo per ragioni di commercio, di articoli di abbigliamento, non ho mai incontrato il Casillo a Roma. A Roma venivo saltuariamente. Non mi ricordo se nel periodo gennaio-febbraio 83, durante la mia latitanza, sono venuto a Roma. Pasquale Scotti lo conosco di nome, non ricordo se l'ho mai incontrato di persona. Non so se tra il Casillo e Cutolo Raffaele vi fossero contrasti. Escludo di essere io la persona che nelle telefonate viene indicata come Giappone, o meglio, che è stata identificata dalla polizia come Giappone, la quale risulta aver accompagnato il Casillo a ritirare una borsa contenente delle bombe nel garage del Desiderio. Fui arrestato a Lecce insieme a Petito Costantino e di Domenico Vincenzo. Non so per quali reati furono arrestati il Petito e il di Domenico. Io fui arrestato su mandato di cattura dell'autorità giudiziaria di Napoli. È stato interrogato ancora il 30 maggio del 1985, e mi sembra che questo sia l'ultimo verbale,
E lei ha detto: confermo le dichiarazioni già rese, respingo l'addebito, non ho nulla a che vedere con l'omicidio Casillo, a mio parere la camorra non c'entra nulla, appresi della morte del Casillo dalla radio, non ricordo dove mi trovavo, in quel periodo ero latitante e mi rifugiavo in diversi posti, non so dire se mi sono mai rifugiato in Cardito, Cardito sarebbe una località del Casertano. Confermo che Pasquale Scotti lo conoscevo solo di nome. Non ho conosciuto Giovanna Matarazzo, né prima né dopo la morte del Casillo. A Roma non ho mai incontrato Vincenzo Casillo, l'avevo conosciuto in precedenza a San Giuseppe Vesuviano. Oh, e poi qui ha fatto una dichiarazione a modifica delle precedenti dichiarazioni. Anzi, intendo adesso modificare le mie dichiarazioni. In effetti io conosco Pasquale Scotti. Ricordo che qualche giorno prima della morte del Casillo io mi trovavo a Milano. Lo Scotti venne a Milano e ci incontrammo. Scendemmo in macchina insieme verso Caserta. Lo Scotti aveva una Maserati. Verso Perugia la macchina ebbe un guasto e lo Scotti la ricoverò in un'officina sull'autostrada proseguendo verso Milano con un taxi. Al ritorno l'ho accompagnato con la mia macchina, una Volkswagen Jetta. L'ho accompagnato in un paese che potrebbe anche essere Cardito, ma non lo ricordo. Qui ho dormito in un appartamento insieme allo Scotti. Non ricordo se la mattina dopo e qualche giorno dopo, o qualche giorno dopo, mentre ero insieme allo Scotti, appresi della morte del Casillo. Tutti rimanemmo molto scossi ed impauriti, ci vedemmo anche con altri amici, e tutti eravamo piuttosto impauriti, tutti concordavamo sul fatto che la camorra non c'entrava nulla, in quanto il Casillo era stimato e ben voluto da tutti. Escludo che vi fossero dei contrasti tra Cutolo e Casillo. Non ho mai sentito parlare di ammanchi di somme addebitati al Casillo. Non ho mai sentito parlare di un interesse che il Casillo voleva... Non ho mai sentito parlare di un'intervista che il Casillo voleva rilasciare al giornalista Marrazzo. Dopo qualche giorno me ne andai a Sant'Antimo perché stavo male. Lì infatti mi feci diversi accertamenti nonché una cura intensiva per il fegato. Non ho mai visto né conosciuto la Matarazzo. Ribadisco che non mi sono mai recato in Roma durante la mia latitanza. Anche queste dichiarazioni lei conferma? Ho detto prima che ci incontravamo molto frequente con Casillo, ma maggiormente ci incontravamo a Casertano. Ho capito. Va bene, se lei non ha altre dichiarazioni, ci sono domande? No, grazie. No, grazie. Altre domande? Solo una cosa. Che mi dica. Comunque sia, di questo omicidio non so assolutamente niente. Va bene, si accorga. Grazie. Va bene, penso che possiamo sentire il dottor Monaco.
consapevole della responsabilità che col giuramento assume davanti a Dio se credente, davanti agli uomini, giuri di dire la verità, tutta la verità, null'altro che la verità, dica lo giuro. Lo giuro. Si accomodi, dottor Monaco. Lei si chiama? Gennaro Monaco. È l'attuale dirigente? Della squadra mobile. Della squadra mobile di Roma. Senta, dottor Monaco, fra i vari rapporti che ci sono, ce n'è uno redatto in data 5 aprile del 1983, in cui lei è stato il coordinatore, se non proprio l'autore materiale di tutto. E mi sembra che la sua presenza come teste verbalizzante in questo processo sia proprio in relazione a questo rapporto. Lei si ricorda grosso modo il contenuto di questo rapporto? Le dico subito che lo stesso ha come oggetto principale tutta una serie di intercettazioni telefoniche di cui parte interessano anche questo processo. Sì, ricordo il rapporto, ricordo i fatti, nonostante il tempo trascorso è ovvio che se lei mi fa delle domande particolari mi rammenterà i singoli episodi. Praticamente quello che le volevo chiedere, se lei ricorda il contenuto delle telefonate, comunque ovviamente queste telefonate andrebbero lette. Le vogliamo leggere? Ecco, le vogliamo dare per lette queste telefonate? Cioè, in particolare si tratta di alcune telefonate dall'utenza della Di Maio, in cui c'era una persona che dava in carico a un'altra persona di fare, di fare un accertamento presso una terza persona. E dal tenore di queste telefonate risulterebbe che due persone si erano recate a ritirare una borsa contenente delle tonde. Esatto. E queste persone vengono indicate con i nomi dell'avvocato e che dovrebbe riferirsi al casillo. Esatto, il Giappone. E con il nome del Giappone, Giappone, che si dovrebbe riferire al Puga. In questo rapporto ci sono anche delle lettere, mi sembra, sì, acquisite dopo che esplose la famosa auto, che sono state rinvenute parte sulla persona del casillo e del Cuomo e parte presso le due abitazioni di cui disponevano il casillo e il Cuomo. Poi altre telefonate praticamente esprimevano alcuni giudizi degli interlocutori circa le cause della morte del casillo. Non so, si parla che era stato ucciso perché dava fastidio da quelle parti a un sacco di negozi, e si dice che la morte del casillo a un certo punto doveva ritenersi addirittura inevitabile. Sì. E poi ci sono addirittura delle espressioni, diciamo, di gioia espresse dall'interlocutrice che dice che a un certo punto avrebbe detto che per la gioia, per la morte di Casillo, si sarebbe ubriacato. Ho brindato una cosa di più. Va bene, ci sono domande particolari da rivolgersi a... Una sola domanda. Siccome nell'ordinanza di rinvio a giudizio si fa riferimento a un materiale esplodente di tipo militare, cioè si parla proprio di bombe militari, io chiederei al dottor Monaco, vista la sua esperienza di commissario della questura, se era un tipo di materiale esplodente facilmente reperibile sul mercato o circolante, diciamo, nella malavita organizzata, non questo tipo di materiale esplodente. Presidente, consente. Prima di tutto mi sembra che la domanda così formulata sia estremamente generica. Il riferimento che viene all'ordinanza di rinvio a giudizio al materiale militare è un riferimento evidentemente alla perizia balistica, in cui appunto il perito di ufficio fa questa affermazione. Non è precisata nella domanda
il tipo di materiale esplodente ed in ogni caso mi sembra che... L'unica domanda che le posso porre è questo. Secondo lei quando si parlava di tonde di che cosa si Presidente, parlava? Mi consenta, Presidente, mi consenta, Presidente, se mi permetto di interromperla non per obiettare a questa sua domanda. Indipendentemente, ella lo sa meglio di me, del valore che nel processo assumono le opinioni personali, in ordine alle quali peraltro vi sarebbe anche un espresso divieto normativo, vorrei far presente, signor Presidente, che alle carte del processo è acquisita la sentenza di primo grado della settima sezione del Tribunale di Roma e credo anche la sentenza della Corte d'Appello di Roma, in ordine alla quale il Desiderio Raffaele viene condannato per la detenzione di bombe, proprio con riferimento alla... alla denominazione tonde di cui alla telefonata. Sì, va bene, dottor Monaco. Comunque voglio dire, lei nel queste tonde che cosa dovrebbero essere? Il contesto delle telefonate era evidente che si trattava di bombe. Di bombe. Di che tipo però ovviamente lei non questo può dire. Questo ovviamente non va bene, basta così, avvocato. Preciserei la domanda. Cioè se in quel periodo storico o al commissario e alla polizia in generale è risultato sequestrato un tipo di esplosivo simile anche in altre indagini. Continuo Presidente nella obiezione. Continuo nel ribadire la genericità della domanda, nel senso che quando si parla di esplosivo simile, esplosivo militare, non ne si puntualizza il tipo di esplosivo utilizzato nell'attentato Casillo. In ogni caso mi sembra che la domanda non sia proponibile con riferimento alla polizia in generale ed in terzo luogo, signor Presidente, ritengo che comunque la eventuale risposta non sarebbe influente ai fini del decidere, onde per cui c'è obiezione. Sì, va bene, avvocato. Polemica con il rappresentante della pubblica accusa. Io volevo solo, a integrazione di quanto richiesto dall'avvocato della PIA, informare la Corte, che tra l'altro l'è già informata, che nell'ordinanza di invio a giudizio il giudice istruttore dà per scontato che queste bombe a pressione siano di dotazione militare. Ora la domanda può essere precisata in questo modo ed è proprio, diciamo, specifica. Come capo della squadra mobile, come esperienza di polizia giudiziaria che credo ne abbia tanta, gli è capitato in altre occasioni, è capitato alla polizia di sequestrare un esplosivo uguale a questo o no? Mi sembra che sia, adesso non sia più generica e specificamente richiamata nell'ordinanza di giudizio di istruttore che definisce questo particolare tipo di bombe di dotazione militare. Quindi mi sembra che questo sia pertinente con il processo. Presidente, mi scusi, io le mie obiezioni tendono, diciamo, ad un rispetto formale della, diciamo, della procedura e delle attinenze processuali. Non sono evidentemente interessato a che il test dica sì, le ho sequestrate, no, non le ho sequestrate. L'affermazione secondo cui il materiale esplodente utilizzato nell'attentato Casillo era un materiale esplodente riferibile all'esplosivo genericamente in uso presso le forze militari è un'affermazione del perito d'ufficio. Ciò premesso, signor Presidente, se la polizia ha o non ha sequestrato nel passato materiale esplodente analogo a un materiale esplodente utilizzato nell'attentato Casillo, ma si badi bene, un materiale esplodente non precisato ulteriormente, ritengo, signor Presidente, che sia circostanza del tutto ininfluente ai fini del decidere. No, volevo precisare una piccola cosa, per esempio. Avvocato, non è una replica, non è una replica. Non facciamo un dialogo. Se in ordine, diciamo, se può risolvere comunque, l'incidente. Io risolvo l'incidente nel senso che la domanda mi sembra assolutamente ininfluente. Comunque, Presidente, se gli avvocati ci tengono tanto, io posso anche rispondere, perché nel caso basta così. Ci sono altre domande? No, può andare, dottor Mona. Se lei non ammette la domanda, le sarei grato se lei volesse dettare a verbale
incartare la opposizione formale del pubblico ministero per dare modo anche a noi poi nel corso dei giudizi successivi, se ce ne saranno. Va bene, allora vuole... perché io la ritengo una questione di estrema importanza. Vuole, al testo non veniva chiesto, no, mi chiedo, le chiedo scusa, volevo solo precisare, al testo non viene chiesto nessuna opinione, perché se noi avessimo chiesto al testo un'opinione, io sarei perfettamente d'accordo e coincidente con il pubblico ministero. Noi abbiamo chiesto un dato specifico, una notizia storica che credo abbia una grande rilevanza. Se la Corte ritiene di non ammettere la domanda, ritengo che dobbiamo incartare la opposizione del pubblico ministero e il rigetto scritto per dare modo anche a noi difensori successivamente di fare le nostre opposizioni. Grazie. Va bene, allora la Corte ha bisogno di 5 minuti di riflessione. Siccome il pubblico ministero ha delineato anche nel merito, noi vorremmo motivare brevemente, 2 minuti, questa richiesta. Se ci consente questa opportunità. Avvocato, mi sembra che le... Siccome c'è un ritiro in Camera di Consiglio... I motivi sono chiarissimi. No, ci rendiamo perfettamente conto di tutto. Allora, la Corte sull'incidente decide di rivolgere al teste Monaco la seguente domanda. Se in epoca immediatamente precedente o immediatamente successiva all'episodio di cui ci stiamo occupando, sono stati mai effettuati sequestri per quello di cui il test è a conoscenza, di esplosivi o materiali esplosivi di origine militare, composti dall'esplosivo cosiddetto T4. Può rispondere a questa domanda? Per quanto riguarda la composizione T4, non sono in grado di essere preciso proprio perfettamente, però qualche anno dopo, in occasione dell'arresto di Calò, furono rinvenuti degli ordigni esplosivi di natura militare, delle mine anticarro e dell'esplosivo in pani. Non sono in grado di essere preciso se in questi ordigni fosse contenuto il T4. Va bene, mi pare che il testo. Presidente, no, scusa. Prima di tutto volevo, Presidente, chiedere, ma credo che già sia stato fatto, se è stata revocata la contumacia di Puca. No, non è stata revocata, comunque sulla revoca della contumacia di Puca c'è qualche osservazione, nessuna, e quindi viene disposta la revoca della contumacia, sì, dell'imputato Puca. Sì. L'esplosivo o il materiale esplodente o il materiale militare cui faceva riferimento prima il teste è poi stato oggetto del processo per la strage di Natale? Confermo. Vorrei capire bene, cioè è poi oggetto di quel processo che vede imputati da un lato, che vede imputati tra gli altri Pippo Calò e persone riferibili alla Camorra napoletana? Confermo anche questa cosa. Grazie. Devo precisare a questo punto che vede implicata nel processo di Firenze i personaggi della nuova famiglia. Ed eventualmente, se la Corte lo ritenesse necessario, l'acquisizione della perizia nel processo a carico di Pippo Calò, celebratosi dinanzi alla prima sezione del Tribunale di Roma, dove c'è una perizia sul materiale esplosivo sequestrato nella villa di Poggio San Lorenzo,
Infatti lì si parla di il cioè quello che ricordo, il materiale sequestrato, si trattava di pani provenienti dalla Cecoslovacchia ed eventualmente quella anche del processo di Firenze. Anche questo. Ma per il momento mi preme solamente mettere in libertà il dottor Monaco. Mi scusi Presidente, un'altra circostanza che poi sarà oggetto eventualmente di una mia richiesta. Il test sa se Di Maio Antonietta è attualmente detenuta in Francia? Mi risulta essere stata arrestata in Francia, sì, confermo. Non sa se è attualmente detenuta? Non so, è stata arrestata qualche tempo fa, non so se perché sia... Per che cosa? Perché ricercata in campo internazionale per i fatti di cui al precedente processo. L'associazione di stampo mafioso. Ho capito. Sì. Presidente, mi scusi, ma approfittando così poi evitiamo di ulteriori attività burocratiche, io richiederei alla Corte di voler accertare se Di Maio Antonietta trovasi attualmente detenuta in Francia e in ogni caso fin d'ora chiedo che la stessa venga sentita ai sensi dell'articolo 450 bis del codice di procedura penale. Non v'è dubbio, signor Presidente, indipendentemente poi dalle dichiarazioni che la Di Maio intenderà o non intenderà fare, la rilevanza dell'interrogatorio libero della Di Maio, la quale è una delle autrici di quelle telefonate che lei poc'anzi rappresentava al test per la relativa conferma. Va bene, allora la Corte dispone che vengano svolti accertamenti onde conoscere se la teste Di Maio Antonietta, cioè che se la Di Maio Antonietta è detenuta in Francia e dove la stessa si trova. Lei ci può dare una mano in questo accertamento? Senz'altro. Va bene. Allora ci farà pervenire una comunicazione, appena la risposta. Appena avrà la risposta. Va bene, può andare, dottor. Buongiorno. Buongiorno. Oh, a questo punto va benissimo. Incarnato. Lei si chiama Incarnato Mario, nato a Napoli l'8 marzo del 1953. Lei è detenuto per che cosa? Per omicidio alto. È stato mai giudicato per appartenenza alla nuova camorra organizzata? Sì. Va bene, allora lei viene sentito come coimputato, quindi non presta giuramento, ha diritto di essere assistito da un difensore. Lei ha un difensore, qui no. Non ha un difensore, e quindi viene nominato d'ufficio l'avvocato Francesco Bergamini del Foro di Roma. E lei ha anche altresì la facoltà di astenersi dal rispondere alle domande della Corte. Sì. Vuole rispondere? No. Non vuole rispondere. Vuole dire perché non vuole rispondere? Signor Presidente, io vi ho mandato una lettera pochi giorni fa. Esatto, ma purtroppo? Diciamo che quello che lei mi chiedeva nella lettera, sì, e cioè di mandare un fonogramma alla direzione, sì, del carcere perché continuassero a corrispondergli il lavoro, sì, purtroppo non rientra nelle competenze di questa Corte. Noi non siamo addetti ai pagamenti del lavoro effettuato. Io capisco perfettamente il suo disappunto per queste cose, però io non ci posso fare niente. Ma voglio dire, è solamente per questo che lei non vuole rispondere? No, signor Presidente, io non voglio rispondere per tante altre motive, non intendo rispondere.
Vuole chiarire questi motivi? Ma i motivi che io già l'ho chiarito tante volte, per esempio, e non si è fatto niente, cosa varia, cioè io non intendo rispondere, basta. Ma lei conferma quello che ha dichiarato al giudice istruttore? Signor Presidente, se io non intendo rispondere, ciò vuol dire che non dispongo nemmeno in coppa al fatto. Signor Presidente, 2 mesi fa a me mi hanno ammazzato un altro cognato. Ho capito. E questo è stato un elemento determinante per lei nel... Ma non è stato, cioè io non ho già mai chiesto niente alla giustizia italiana, non ho mai chiesto niente, ma ho chiesto quello minimo che almeno, per esempio, non a me, i familiari miei, visto e considerato che non si è fatto niente, ma no a livello mio, perché io non chiedo e ne esci fuori e viene sconto di pena, cioè a me non mi interessano queste cose qua, ma purtroppo io ho fatto questa scelta, ho stato accettato, ma quando poi non abbia dato dare ai familiari miei e determinate cose, cioè che i familiari miei si trovano, mi pare che tenga la lebbra e determinate cose chieste, cioè con quale coraggio, io mi sono 2, 3 e mezzo per venire a deporre un coppo o processo. Poi voglio sapere una cosa, signor Presidente, io sono 5 anni che sono dissociato, giusto? In tutti i calci che sono stato, a me la giornata lavorativa me l'hanno sempre data, pure Ariane Irpina, anche Ariane Irpina, adesso che è venuto un nuovo comandante, lui ha detto che non ce l'età, giusto? Io voglio che prenda verbale, che avvisa al Ministero e fa venire, io voglio essere interrogato da un magistrato del Ministero per quanto riguarda delle faccende sul calcio di Ariane Irpina. Che prenda verbale, che avvisa al Ministero e fa venire, io voglio essere interrogato da un magistrato del Ministero per quanto riguarda delle faccende sul calcio di Ariane Irpina. Va bene, comunque quello che lei chiede non rientra nell'oggetto di questo processo. Sì, ma io, cioè, però questo fatto è che chiedo... Può fare tutte le domande che vuole, ma non a questa corte. Comunque no. A me interessa sapere che lei non intende rispondere e con questo non intende nemmeno confermare quello che lei ha già dichiarato al giudice istruttore. Sì. Esatto? Io chiedo di essere interrogato da un magistrato del Ministero per spiegare determinate cose che riguardano pure la mia vita. Va bene, comunque adesso può accomodarsi. Grazie. Allora sentiamo Pandico. Per cortesia, fino a nuovo ordine, vorrei che fossero sospese le riprese televisive. Pandico le ha fatto... Dunque, lei aveva fatto sapere che non gradiva le riprese televisive, sì, della sua deposizione. Oh, in che senso lei intende questo non gradimento?
Cioè, no, nel senso che volevo dire, lei consente che lei venga ripreso di spalle, cioè... L'essenziale è che vengo preso di volto. Ecco, sì. Va benissimo. Allora si dispone che le riprese televisive vengano... che nelle riprese televisive venga esclusa qualsiasi particolare attinente al volto del test imputato qui presente. Senta, lei signora, si chiama Pantico Giovanni? Sì, signor. Senta, vorrei prima di entrare in discussione fare una piccola premessa. Sì, io voglio prima identificarla. Lei sì, si chiama Pantico Giovanni, sì. Nato a Sassari il 24 del 1944. Ecco, e prima che lei parli io le devo dire che, cioè le devo chiedere se lei è stato mai giudicato per appartenenza alla nuova camorra organizzata. Sono stato giudicato e condannato appartenendo alla nuova camorra organizzata. Allora, in questa in relazione a questa circostanza, lei viene interrogato in qualità di imputato di reati connessi. Ecco. Per cui lei, oltre a non prestare giuramento, ha diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, se lo ha. E mi sembra che qui non ci sia un suo difensore di fiducia. E quindi io le nomino l'avvocato Bergamini del Foro di Roma, d'ufficio. Oh, e come conseguenza di questo discorso le devo anche dire che lei ha facoltà di non rispondere alle domande della Corte. Adesso dica. Vorrei, prima di entrare in discussione, fare una piccola toglianza alla Corte e vorrei che la signoria vostra lo faccia presente al Ministero. Io ho ricevuto giorni addietro, circa 4-5 giorni fa, un telegramma da mio fratello Angelo, anche egli pentito, di cui è da giorno 15 corrente mese ha posto in essere uno sciopero della fame perché vuole essere trasferita dalla casa circondariale di Campobasso a quella di Benevento, perché essendo noi rimasti orfani di padre e madre, questo ragazzo non può effettuare i colloqui, cioè i familiari non possono fare Campobasso e Benevento per fare questi colloqui. Quindi vorrei che lei farebbe presente questo particolare al Ministero, che in modo che questo ragazzo esca anche da questo sciopero della fame, che potrebbe degenerare, perché c'è un ragazzo che soffre di mosse epilettiche, c'ha una forma di tiroide. Sì, va bene, Pandico, però io pur rendendomi conto dei motivi che la spingono a fare questa domanda, le faccio presente che questa Corte si sta occupando di tutte altre cose, quindi io non posso fare, rappresentare no, al Ministero. A me no, a me ci è sufficiente che... Questo viene tutto verbalizzato. In evidenza questo particolare, ecco. Questo viene tutto verbalizzato. Adesso veniamo ai fatti. Lei anzitutto. Chiedo scusa, lei mi promette che viene verbalizzato? Sì, certo, viene tutto registrato e trascritto. Mi è sufficiente. In relazione alla veste cui viene sentito il Pandico, che è veste diversa da quella che il Pandico ha avuto in istruttoria, perché oggi è interrogato liberamente ai sensi dell'articolo 450 bis, mentre in istruttoria è stato sentito come teste. Ora, in relazione al divieto previsto dall'articolo 348 nell'ultimo comma, data questa nuova veste, la difesa rileva la nullità delle precedenti dichiarazioni rese da un imputato di reato connesso nell'istruzione in veste di test. Va bene, comunque la difesa non si può opporre al fatto che il test venga sentito in questa sede. No, no, assolutamente. Noi... Allora lei... però... Sì. Sì. Cioè, una volta che il Pandico ha reso le sue dichiarazioni davanti a questa Corte, mi sembra che le dichiarazioni in precedenza rese sono, travolte e assorbite dalle dichiarazioni. No, il problema è questo, cioè che assorbite no, sono travolte. Sì, travolte, siamo d'accordo. No, Presidente, mi scusi, se la difesa ha ultimato l'illustrazione dell'eccezione, se consente vorrei interloquire. Penso che, data la veste che la Corte assegna alla persona che fa le dichiarazioni, cioè
la veste di interrogato, persona interrogata liberamente. Sì, ma il senso dell'eccezione l'ho capito perfettamente, avvocato. Lei chiede la nullità dei precedenti verbali. Va bene, su questo punto la Corte si riserva eventualmente di decidere se sarà necessario. Comunque. No, se, sull'eccezione. Poi, Presidente, poi quando scioglierà la riserva sulle altre istanze difensive, se cortesemente poi potrà dare anche la parola a questo ufficio. In ordine a questa eccezione, signor Presidente, io mi limito a rilevare quanto segue, che la nullità che avrebbe viziato le dichiarazioni istruttorie rese dal Pandico, ed in vero non solo dal Pandico, anche dall'incarnato e delle altre persone che hanno collaborato con la giustizia, e quella nullità che deriverebbe dalla assenza del difensore. Una nullità di questo tipo. La nullità è nel divieto previsto dall'articolo 348, ultimo comma, che per ovvi motivi vieta di sentire come teste una persona che sia coimputata. È ovvia la ragione, indipendentemente da qualsiasi assistenza difensiva. Se una persona è interessata in qualche modo al processo, è chiaro che non ha la veste di terzo e quindi non può essere testa. Avvocato, per cortesia, facciamo dire il pubblico ministero cosa deve dire e poi... Io vorrei capire meglio, perché se la difesa potesse precisare la nullità, no, perché io, se no lasciamo all'interpretazione delle parti. Beh, lei si riferisce alla norma che vieta di sentire come testi persone imputate in reati connessi. L'articolo 348 del codice di procedura, all'ultimo comma, prevede che non possano essere assunti a pena di nullità che io ho dedotto, come testimoni gli imputati dello stesso reato, di un reato connesso, anche se prosciolti o condannati, eccetera, eccetera. Ora, ciò che rileva ai nostri fini è il cambiamento di posizione dal punto di vista processuale del signor Panni. Se viene sentito, neanche sentito, perché valgono, se viene interrogato ai sensi dell'articolo 450 bis la veste rivestita nel dibattimento, e noi non interessa stabilire se sia valida o meno questa veste, la veste che il signor Panico riveste in questo dibattimento è di imputato di altro processo. Dunque, visto che questa veste è oggi rivestita, e per oggi per la prima volta la difesa ne viene a conoscenza, noi non possiamo che dedurre la nullità delle precedenti dichiarazioni rese da una persona che deve e doveva essere sentita e interrogata perché imputata di altri procedimenti secondo le norme previste nel nostro codice, sentita in istruttoria come testa. È ovvio che una persona che è interessata al processo perché imputato in altri processi non può avere quella veste di terzo che è tipica del testo. Dunque noi non possiamo che dedurre la nullità. È ovvio che non c'è nessun interesse se non quello della difesa della signora Cutolo e nessun interesse della difesa del signor Panni, che è rappresentato da altro difensore. Quindi non è sicuramente una questione proposta nell'interesse del teste interrogato, è una questione difensiva. Ho capito, signor Presidente. Allora, come stavo dicendo poc'anzi, signor Presidente, la nullità che si assume aver viziato le dichiarazioni rese dal Pandico nella fase istruttoria in altro non risiede se non nel fatto che il Pandico, essendo imputato in reati connessi, aveva diritto ad essere escusso nella fase istruttoria secondo la normativa di cui all'articolo 348 bis del codice di procedura penale, normativa secondo la cui il Pandico avrebbe avuto diritto ad essere assistito da un difensore, nonché avrebbe avuto diritto ad astenersi dalla facoltà di rispondere. Bene, signor Presidente, mi sembra che a ben vedere le carte processuali vi è subito da dire che la posizione del Pandico imputato in reati connessi
emergeva ed emerge dalle stesse carte processuali. Se è vero come è vero che alle carte processuali risulta acquisita tra l'altro la sentenza di primo grado della settima sezione del Tribunale di Roma, nel corso della quale si fa proprio riferimento alla diversità di modo con cui il Pandico ebbe a essere fu escusso in quel processo nella fase istruttoria come test e nella fase dibattimentale ai sensi dell'articolo 450 bis. Con questo voglio dire, signor Presidente, limitandomi esclusivamente alle emergenze processuali e non a quello che ormai possiamo definire come fatto notorio, essendo sicuramente fatto notorio che il Pandico era imputato a Napoli di un procedimento penale sicuramente connesso con quello oggetto dei fatti di causa, con questo voglio dire, signor Presidente, che dalle carte processuali emergeva con chiarezza la qualità del Pandico di imputato il reato connesso. E da ciò, signor Presidente, se ne debbono gioco forza trarre le conseguenze, non essendo evidentemente io interessato in questa sede a farle rilevare, cosa che peraltro potrei farle rilevare, che non vi è interesse da parte della difesa di uno degli imputati ad eccepire la nullità di un atto in ordine alla cui eccezione l'interesse sembrerebbe essere solo del Pandico. Voglio dire, signor Presidente, che quella eventuale nullità era nota ai difensori, è una nullità che non rientra tra le nullità assolute di cui al capoverso dell'articolo 185, essendo prevista come nullità assoluta l'assistenza del difensore in dibattimento, non è stata eccepita e sotto questo profilo sembrerebbe profilarsi tardiva. Tutto ciò detto, signor Presidente, mi sembra che la eccezione o deduzione, come la si voglia chiamare, la si chiami, avanzata dalla difesa debba essere necessariamente respinta. In ogni caso, signor Presidente, per completezza di discorso, e anche in considerazione di una ordinanza che codesta Corte ha ritenuto di dover emettere in altro procedimento, faccio riferimento al procedimento Marsili, ritengo opportuno aggiungere altre piccole considerazioni. Che quand'anche la Corte ritenesse, a mio avviso in maniera forse erronea, ma quand'anche la Corte ritenesse di dover dichiarare la nullità della deposizione resa dal Pandico nella fase istruttoria, sulla base di un vizio, sulla base di una nullità che a questo punto diventerebbe assoluta, beh, signor Presidente, io ritengo che la nullità in ogni caso debba essere limitata alla utilizzabilità dell'atto nei confronti del Pandico, non invece alla utilizzabilità di quell'atto nei confronti di tutte le altre persone. Dico questo, signor Presidente, perché in quella ordinanza che codesta Corte ebbe ad emettere in quel procedimento si sancì una inutilizzabilità di carattere generale, ordinanza che poi fu oggetto di miei specifici motivi d'appello. Voglio semplicemente ricordare, signor Presidente, che giurisprudenza costante della Suprema Corte nelle diverse sezioni che la compongono, quindi da quelle più pubblicizzate a quelle meno pubblicizzate, che la nullità di un atto per assenza del difensore non tocca le dichiarazioni di accusa incorretta che il dichiarante va a compiere nei confronti dei terzi. Tutto ciò detto, signor Presidente, chiedo che l'istanza venga rigettata. Va bene. Comunque la Corte si riserva di decidere formalmente su questa eccezione. Per il momento mi sembra che l'interesse principale sia quello di sentire le dichiarazioni di Pandini. Presidente, mi consente, mi scusi se io mi permetto di interromperlo, ma questo ufficio ha interesse a che la Corte risolva subito la questione, anche perché evidentemente posso utilizzare il verbale istruttorio per eventuali contestazioni. Non avevo afferrato la delle formalità di apertura del dibattimento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 185 codice procedura civile, per questi motivi respinge l'eccezione.